Serena è venuta a trovarci per questa seconda giornata di BEA, di Biennale di Teoria d'Arte. Serena ha scritto un magnifico libro, Ritratto di Donna Fiorentina, edito da Leone Editore, che parla della mamma di Leonardo da Vinci, quindi come dire, Ritratto di Donna Fiorentina, quindi capita a fagioli in Toscana, diciamo, però lei con la Toscana fra l'altro ha un rapporto molto particolare, perché è molto legata a questo territorio, è venuta a trovarci dopo lungo e periglioso viaggio. 17 ore. Ed è un personaggio straordinario, Serena, perché non si occupa soltanto di scrittura, fra l'altro ha una scrittura molto matura, ma è una cantante eccezionale, insieme alla sorella Fiammetta, animano spesso serate di grande musica, scavando nella tradizione ma anche nella musica contemporanea, e poi ha seguito di recente anche un corso con Roberto Chevalier, un corso di doppiaggio con uno dei grandi maestri del doppiaggio italiano. Ascolta, io volevo chiederti una cosa, di due parole esatte prima di cominciare la nostra presentazione su questo libro. In particolare, come mai un personaggio che poi tutto sommato è così lontano dalla nostra cultura, noi, io e Serena, siamo concittadini siciliani, insomma, per cui a me ha colpito molto questa scelta di adoperarsi alla ricerca di un personaggio così poi misterioso, perché Leonardo da Vinci conosciuto per altre cose, non sveliamo ovviamente i dettagli di questo romanzo. Ma io credo che nel caso di Leonardo da Vinci si abbattano le distanze temporali. Succede nel caso di esseri umani evoluti che sia possibile stabilire un legame a prima vista improbabile. In questo caso si è stabilito un legame tra un genio del 400 e me, una studentessa siciliana del XXI secolo. E questo è indicativo, io ho tenuto a sottolineare il lato umano di Leonardo, e il libro sfiora un po' quelli che sono i lati legati al genio, ma più che altro ho focalizzato il lato umano, perché è straordinario quanto il lato che ne fa appunto un personaggio al di sopra della massa. E io lo rappresento nella massa e nella sua profondissima, incredibile sensibilità, che davvero fa nascere un sentimento di autentico amore in chi si trova a leggere di lui, a leggere quello che scrive, quello che ha tramandato. Insomma. C'è una corrispondenza tra questa capacità di intessere relazioni umane così profonde e poi la nascita del genio. Io penso a un altro genio che invece ci appartiene di più, no? Di cui ha scritto in questo senso un vecchio amico che non c'è più e che spesso è venuto a trovarci a Bibbiena, Mario Gemonat, Archimede che donava il suo genio per amore alla propria città, alla propria società, alla propria polis. Sì, ed è un amore che molte volte non è neanche, cioè è disgiunto dalla razionalità, perché razionalmente sono persone, parlo appunto come Leonardo, che hanno gli occhi aperti su quello che succede, sulle magagne profondissime e dolorose dell'umanità. Ma Leonardo, che ha un profondo disprezzo per la società, per la cupidigia, e allo stesso tempo dice: non mi stanco di servire. È un amore indipendente quasi dalla volontà e dalla razionalità. Beh, insomma, Serena parla di questo libro con lo stesso affetto probabilmente con cui Leonardo guardava ai suoi rapporti, alle sue relazioni. Ma come sei arrivata alla scrittura in quanto tale? Cioè, dopo le tue esperienze, che sono tutto sommato sono espressioni artistiche, quindi espressioni della sensibilità, io non credo alle barriere tra i modi di esprimere. Infatti, io credo che sia proprio questo che dici tu, quando si va alla ricerca della bellezza, a un certo punto non ci sono barriere. Che si inizi col canto, con la pittura, a un certo punto diventa non si può fare a meno di ricercare la bellezza, e diventa una vera e propria ancora di salvezza anche,
un modo di stare in armonia in un mondo particolarmente disarmonico. E quindi il canto e la scrittura e la recitazione, insomma, a un certo punto diventano un tutt'uno. Hai detto benissimo, non ci sono barriere nella... Allora non era così idiota quell'idiota che diceva la bellezza salverà il mondo. No, non era assolutamente io. Siamo d'accordo. Questo ci tranquillizza. Per me è così ed è importantissima un'iniziativa come questa, a mio avviso. Io sono convinta che questa iniziativa, insieme ad altre che coinvolgono i giovani, che i ragazzi, una cosa assolutamente importante, penso che superi quello che è l'approccio alla cultura. Da un lato un po' un ostinato accademismo molte volte, dall'altro un imbarbarimento. Iniziative come queste invece mi fanno venire in mente un'espressione cara alle corti medievali, cioè il gaio sapere, cioè trasformare il centro storico in un'enorme libreria di cui tutti possono usufruire, incoraggia un atteggiamento gioioso nell'approcciarsi alla cultura. Per me di questo c'è molto bisogno. Noi ci eravamo sentiti prima di venire qui. Guarda, presenterai il tuo libro sotto Mastro Don Gesualdo Bufalino, no? Che è un tuo concittadino. Non è stata una scelta dovuta, assolutamente casuale, però ieri abbiamo presentato questa mostra di geni che, come Leonardo, hanno voluto bene agli altri, perché hanno regalato il loro genio per tutto il secolo scorso, quindi Gesualdo Bufalino, Patti Smith, Sinopoli, Julian Beck, Adonis, eccetera. Allora, cioè io spero che tu ti possa trovare bene. Davvero, sotto i migliori auspici, davvero. Sei in ottima compagnia. Peraltro, anche da questa breve conversazione che abbiamo potuto fare io e tu oggi, mi pare che nonostante tu sia così giovane, hai una grande maturità e poi, voglio dire, la consapevolezza che la bellezza è qualcosa che va ricercata ostinatamente, perché è l'unica ancora di salvezza che ci salva dalla barbarie, è straordinaria. La scrittura è una di quelle forme attraverso cui questa ricerca si compie, la fotografia, la pittura e tutto il resto non sono comprimari a nessun'altra arte, ogni arte è complementare a se stessa, le altre arti e tutte quante concorrono a questa ricerca, che è una ricerca fondamentale. Grazie Serena. Grazie. 15 anni. Oggi compie 15 anni. Non le era mai capitato di dimenticare il giorno del suo compleanno. Trascorre esattamente come gli altri, ma solitamente riceve un sorriso da parte del padre e la madre le posa un bacio sui capelli. Da qualche tempo il desiderio di tali tenerezze non la sfiora più e questo la intristisce. Ha l'impressione che la mente le si svuoti, presto diventerà come la madre, come la nonna, come tutte le donne della sua famiglia, sempre troppo affaccendate o troppo stanche per pensare. Presto non avrà più tempo per la solitudine ed è questo che la riempie di paura. Nessuno ha la pazienza di rassicurarla, ma lei ha imparato a farlo da sola. Si alza, corre fuori e, come tante altre volte, prende dal forno spento un pezzo di carbone. Adesso le occorre solo un sasso, un bel ciottolo piatto, e quello può trovarlo solo al fiume. Caterina guarda l'immagine tratteggiata e sorride. Una santa Chiara dagli occhi buoni, con i capelli lunghi, sciolti. Adesso, con la voce gorgogliante del fiume, la fresca ombra degli alberi e le dita sporche di carbone, Caterina è felice. Chiunque la sorprendesse in questo momento non potrebbe che trovarla attraente, e per un uomo sarebbe facile infatuarsi di lei. A dispetto delle mani screpolate e della carnagione troppo bruna di contadina, il suo sguardo ha una profondità che incatena, ma nessuno, né uomo né donna, l'ha mai contemplata nella sua più intima felicità. Al pari delle bestiole selvatiche, Caterina sa nascondersi bene.
Insomma, già da questa prima lettura si capisce che la qualità della scrittura di Serena, che è una ragazza giovanissima, ha solo 25 anni, questo è il suo primo romanzo, che già sta ottenendo del successo in tutta Italia, ha ricevuto vari premi. E siamo contenti di averla qui. Tra l'altro lei è anche, come prima diceva con Giovanni, musicista, cantante, si occupa di doppiaggio e è laureanda in lingue straniere, quindi insomma diciamo che sfata un po' l'idea che è lo stereotipo dei giovani magari sempre su WhatsApp, Facebook e queste cose qui. Quindi le diamo il benvenuto caloroso. La prima domanda è come, che le voglio fare è questa: come le è venuto in mente di andare a cacciarsi in una zona d'ombra di una vita e di un personaggio così geniale che è stato osservato sotto tutti i punti di vista, o qualsiasi cosa lui abbia prodotto, dove siamo potuti arrivare, ci siamo andati proprio con la lente di ingrandimento, rimane questa zona d'ombra della figura materna e volevo sapere come mai, che stimolo hai avuto da questa. Guarda, come accennavo prima, la fascinazione di Leonardo uomo è irresistibile, è quasi impossibile, per me è stato quasi impossibile non affezionarmi immediatamente a lui. Ovviamente quando si prova un grande affetto si ha il bisogno di saperne di più. È incredibile come una persona così sensibile, a livelli straordinari, sia stata in un certo senso condannata alla solitudine. Noi sappiamo perché dopo la sua morte Giorgio Vasari ha raccolto delle testimonianze di persone che l'hanno conosciuto, quindi possiamo sapere da fonti dirette che era un uomo bellissimo, affascinantissimo, sempre costantemente pieno di gente che era paga anche semplicemente di ascoltarlo, anche di sentire qualche parola, quindi un uomo davvero un uomo di successo apparentemente. E questo uomo di successo non ha mai avuto una famiglia, non ha mai, appunto, come dicevo prima, condannato alla solitudine, non ha avuto figli a cui avrebbe potuto tramandare tutte le sue grandissime scoperte, tutti i suoi codici. E quindi anche io, come hanno fatto altri, ho provato il bisogno di mettermi alla ricerca del perché di questa solitudine. E come per tutti gli esseri umani, il perché va cercato nell'infanzia soprattutto, il perché i motivi per cui una personalità si evolve in un determinato modo. E noi prima, attraverso le letture che abbiamo sentito, abbiamo incontrato i personaggi che hanno formato il mondo dell'infanzia di Leonardo, vale a dire una madre assente, un padre troppo presente, un padre ingombrante, Piero da Vinci, notaio, che gli è del tutto dissimile, è un donnaiolo, ha una mentalità molto calcolatrice, molto gretta per certi versi, e poi una figura, l'unica figura benefica della sua infanzia, cioè questo zio Francesco. È uno zio più giovane del padre, che quando Leonardo nasce è ragazzo, non ha neanche 20 anni, ed è l'unico della sua famiglia a cui lui resta legato per tutta la vita. Quindi questo è l'ambiente in cui Leonardo nasce. Ovviamente della madre non si sa niente, si sa che Caterina è una giovanissima contadina di Vinci, e che di estrazione contadina, quindi di estrazione inferiore a quella di Piero, che addirittura la famiglia è così importante che prende il nome dal luogo, no? Piero da Vinci, figlio di Antonio da Vinci, tutta una famiglia di notai, quindi molto importante rispetto a una contadina. E infatti non viene sposata, le viene dato un marito di comodo dopo la nascita di Leonardo, e poi avrà altri figli, insomma, ma questo è tutto quello che si sa. E quindi Leonardo era segretissimo per quanto riguardava se stesso, era proprio di un pudore estremo. Però attraverso, guardando i suoi scritti, tra un organo dissezionato e non so, il disegno di una macchina particolare, ogni tanto troviamo degli scritti più intimi, che sono delle vere e proprie perle. E io mi sono messa proprio alla io ho cercato di ascoltare più che altro, più di ascoltare quello che aveva da dire, quello che
si può indovinare. E dappertutto la costante del suo comportamento, di quello che scrive, è l'abbandono. Certe immagini che gli vengono in mente, a un certo punto in uno sfogo, per esempio, sempre tra lo studio di un occhio e quello del sottomarino, troviamo uno sfogo contro quegli uccelli che abbandonano subito i propri figli, come se subito loro potessero volare, quando lo vedono, soprattutto quando lo vedono diverso. Insomma, l'abbandono. E anche senza queste rivelazioni più esplicite, sono emblematici dei comportamenti. Ad esempio, Leonardo era geniale, ma era famoso per non finire quasi mai le commissioni che gli venivano assegnate. E a livello psicologico questo è molto indicativo, perché se si considerano le opere come figli, in effetti un'opera è figlia del proprio creatore, lui ripropone costantemente questo abbandono, come un atto catartico, no? In un certo senso, lui ripropone costantemente all'infinito questo abbandono. Infatti era famoso per questa, era geniale, ma non si fidavano molto di lui quando c'era da affidargli un'opera, perché molte volte la lasciava incompleta. E dunque è particolare questi risvolti psicologici, per non parlare della sua omosessualità, che è stata detta, cioè se n'è anche abusato, no? È stata sì, accusato di sodomia, sì. Ma a pensarci è una cosa assolutamente naturale, se si pensa al tradimento della donna da un lato, della madre, no? Della prima donna, e a un padre invece dalla sensualità sfrenata, incontrollata, come Piero si è sposato 4 volte. E niente di strano, ho immaginato nel libro, niente di strano che un bambino che abbia avuto come unico punto di riferimento un ragazzo, da grande si circondi di ragazzi. Lentamente il maestro apre un cassetto e tira fuori un piccolo scrigno intarsiato. Con delicatezza, quasi in tema di romperlo, lo apre. Dentro né denari né preziosi, solo un sasso, un ciottolo di fiume piatto e liscio. Come altre innumerevoli volte guarda il volto di donna, assorto e distante, e i grandi occhi che imperscrutabili gli restituiscono lo sguardo. Aveva smesso di aspettarla, di sognarla mai. Sembra che possiamo finire qui. E credo che Giuliano abbia stimolato tutti a leggere il libro. Io veramente l'ho trovato straordinario, come ho trovato straordinaria questa ragazza, così giovane ma così matura e impegnata. È un vero piacere averla avuta qui. Grazie. Sì.